passati a fare nulla in casa, decido che è l'ora, giunta l'ora di uscire. Anche se non è male stare chiusi in casa. Penso mentre fisso la gatta Vanessa e la gatta Vanessa fissa me. A volte è necessario fare qualcosa. Tutti sentono la necessità di non oziare, di non perdere tempo. Non ho mai capito che cosa significhi perdere tempo. Non ho mai capito in che modo il tempo si perda. Anche perché il contrario di perdere tempo è trovare tempo. E io non ho nessun bisogno di trovare tempo. Non sento mai di perdere tempo. Sento solo che impiego il tempo in un modo che la grande maggioranza delle persone non capisce, non coglie, e considera il mio impiego del tempo una perdita. Devo solo trovare una buona ragione per muovermi, vi dico. Muoversi è certo un buon metodo per trascorrere il tempo. Persino le gatte non ne possono più di me. Danno evidenti segni di insofferenza e la mia presenza costante in casa le disturba. Se ne stanno tutto il giorno nascoste sotto il letto, escono solo per mangiare e andare in bagno. Quando mi vedono emettono strani suoni e non si fanno né prendere né accarezzare. Ho il sospetto che vogliono pisciare sul divano. Ogni tanto mentre dormo salgono sulla schiena a fare il pane, ma lo fanno con le unghie e mi fanno male. Se ne rendono conto le stronze e quando tento di ribellarmi alla loro tortura mi soffiano. Mi considerano il loro giocattolo della notte e non possono nemmeno trattarle troppo male, altrimenti poi mi pisciano sul divano e non ho nessuna voglia di altre pisciate delle gatte. Questo, penso, mentre raccolgo le forze per uscire a bere un'acqua tonica nel bar sotto casa, dopo alcuni giorni passati a fare nulla, se non litigare con le mie gatte, senza capire la ragione. Esco e entro nel bar da vino. Il barista non dice nulla, non chiede nulla, non commenta ciò che è successo nel mondo negli ultimi 3 giorni. E nel mondo negli ultimi 3 giorni sono successe un sacco di cose. Probabilmente capisce che sto passando un momento non proprio brillante della mia vita. Forse si vede che ho trascorso gli ultimi 3 giorni della mia vita in casa a fare nulla, sdraiato sul divano. Non penso intuisca delle mie difficoltà con Frigide e Vanessa. Capisce quasi tutto il mio barista. Capisce quando deve fare domande, quando deve starsene zitto, quando le cose vanno bene e quando vanno male. Sa sempre tutto lui, non so come faccia. Forse quella di capire le persone che si hanno di fronte è una delle condizioni necessarie per fare questo mestiere. È un po' che non ci si vede, mi dice il barista dopo qualche secondo di imbarazzo. Hai ragione, rispondo. È da un po' che mi perdo ad osservare quello che guardano le mie gatte, ma non riesco a vedere nulla. Loro non sopportano questa mia esigenza e si infastidiscono. E mi sconvolge questa faccenda. Non la trovi strana questa storia? No, per nulla. Anche io sto sempre con il mio cane, rispose. Anche se lui, per la verità, non mi dice mai nulla. Mi lascia fare. E che fa il tuo cane? Le mie gatte non fanno delle cose molto normali, mi sembra. Ah, non fa nulla. Fa tutto quello che gli dico di fare, dice il barista. Le mie gatte proprio no. Sono fuori dal controllo, soprattutto negli ultimi giorni. Non ci si capisce nulla con quella. Mi dai l'acqua tonica, per favore? In quel momento entra un cliente. Quello che io chiamo l'incazzato. Un uomo sulla cinquantina di cui non ho mai sentito la voce. Non ordina nemmeno. Gli viene servita una birra Moretti ghiacciata, mette 2 euro sul bancone e va fuori a sedersi sulla sedia accanto al tavolino di formica. Ma non apri mai la bocca quello? Chiedo. Quello è un tipo strano. Non gli si può mai dire nulla o chiedere nulla. È così da quando il suo cane si è suicidato. Il vicino del piano di sotto, Marcello, sai, quello che viene spesso qui e che lavora alla SIP, quello con i capelli bianchi e gli occhiali, si è ritrovato la bestiola ferita in fin di vita sul suo balcone. Una scena incredibile. Nessuno sa come sia potuto accadere, ma pare proprio che il cane abbia deciso di farla finita. Lo sanno tutti qui. Io non sapevo nulla. Che cavolo di storia è questa? Ma ormai questo cane ha deciso di uccidersi. Non si è capito bene. Stanno sempre a litigare su cosa mangiare, che ora mangiare, quando uscire, cosa fare nel tempo libero. Si era rivolto anche allo psicologo dei cani, ma non è servito a nulla. Nell'ultimo periodo il cane era sempre triste, non gli andava mai di fare nulla, era come depresso. Lo psicologo delle bestie, penso, che grande cazzata. Estrema conseguenza dell'incapacità degli uomini di considerare gli animali come tali. L'estrema conseguenza di voler trasformare tutta la nostra immagine e somiglianza, umanizzare, psicologizzare, socializzare. Dovrebbero essere gli animali a spiegare a noi le ragioni del disastro che ci circonda. Penso alle gatte. In effetti non le avevo mai viste negli ultimi giorni, come sono adesso, e non capisco le ragioni del loro atteggiamento.
Alla fine penso, quelle gattacce dovrebbero essere felici di passare del tempo con me. Saluto velocemente Lindo e dirigo verso il negozio degli animali a comprare il croccantino. Torno a casa poco dopo. Brigida e Vanessa vengono ad accogliermi. Non succede nulla, non ti preoccupare, avevamo solo un po' di bisogno di stare un po' da soli, mi dicono. Controllo il divano dove di solito c'è la pisciata, è pulito. Che culo. Ecco perché posso rimanere in casa e non fare nulla per giorni. Molti altri lo sono, non mi sento solo. Con me ci sono Marco, Giovanni, Carla, Pasquale, Mimmo, Luca, Francesca e Laura, Irene, Danilo, Bruno, Claudia, Anna, Flavia e Benedetta. Tutte persone che conosco che cercano un lavoro, chi da una vita, chi solo da qualche mese. Qualcuno si sente in colpa quando non lavora, altri trovano giustificazione nella crisi, altri accusano il mondo del lavoro di non capirlo. Non ho mai capito bene perché, con una regolarità che ha dell'incredibile, mi trovo a essere sempre senza occupazione. Ogni tanto mi capita, come capita a molti dei miei amici. Negli ultimi anni sono stato lavoratore a tempo determinato, co-co-co-co-co-pro, lavoratore in ritenuta d'acconto, lavoratore stagionale, socio lavoratore in cooperativa, lavoratore interinale, lavoratore a chiamata, lavoratore in nero, ho aperto la partita IVA e poi ho chiuso la partita IVA. Ho fatto vari tipi di lavori, quasi tutti sottopagati, quasi tutti senza una grossa soddisfazione. Non credo di essere portato per il lavoro. Come dice il mio amico Gianluca, onestamente non sono fatto per lavorare. Mi ritrovo disoccupato circa una volta all'anno, di solito d'estate, e credo che mi ci ritroverò almeno per i prossimi 20 anni. Il mio ultimo lavoro era nel comune del mio paese, non mi hanno rinnovato il contratto. Quando uno è disoccupato, ha molto tempo per cercarsi un lavoro, anche se non è mai facile trovarlo. E poi, trovarsi un lavoro è proprio frustrante, ripetitivo e senza salario. Ho sempre pensato che io cerco un salario, non un lavoro. Ho sempre pensato che è del tutto assurdo che se non lavori non ricevi nessun tipo di salario, perché è facile capire che anche quando uno non lavora, deve comunque pagare l'affitto, deve mangiare, deve andare al cinema, deve andare al bar, comprare il giornale, comprare i libri, andare a teatro, telefonare agli amici, comprare le sigarette, fare la spesa, dare da mangiare alle gatte, portare dal veterinario le gatte, cambiare la lettiera delle gatte. Queste attività fondamentali per la vita di ogni uomo e di ogni donna, di tutti i gatti e le gatte del mondo, non possono dipendere da un lavoro. Quando uno è disoccupato, deve pure sopportare l'igno di finto dispiacere di certe persone che ti chiedono che cosa fai nella vita. E io rispondo nulla, sono in cerca di lavoro, anzi se puoi aiutarmi te ne sarei veramente grato. Queste persone, dopo che gli ho detto che sono senza lavoro, di solito piegano la testa da un lato, fanno un grande sospiro e dicono che gli dispiace molto, che se sentono qualcosa mi faranno certamente sapere, che nel caso possono mandare il curriculum, che non è giusto che una persona laureata come me non abbia un posto fisso, che questa precarietà ti impedisce di farti una famiglia, di comprarti una casa, di avere un futuro, di fare le vacanze, di comprarti una bella macchina, di avere un abbonamento alla palestra più bella della città e di fare shopping senza tanti problemi. Dopo la lista, queste certe persone piegano la testa dall'altra parte e stanno zitte per qualche secondo. In questi secondi pensano che sono un coglione, che non ha voglia di fare nulla, perché il lavoro in realtà c'è, perché se uno ha voglia di fare qualcosa la trova, che se uno è in difficoltà deve adattarsi a tutto, e in effetti questi immigrati sono un po' un problema perché fanno tutto a prezzi più bassi. Pensano un sacco di cose insulse e io lo capisco da come piegano la testa. Per fortuna non ho molte occasioni di incontrare queste persone, perché quando sono disoccupato esco meno per risparmiare e non rischio di fare nuove conoscenze inutili. Le conoscenze inutili sono quelle persone che dopo che ti hanno chiesto il nome e dopo che se lo sono dimenticati ti chiedono che cosa fai nella vita. Ma loro non interessa nulla sapere che cosa faccio, se vado al cinema, se leggo libri, se colleziono farfalle, francobolli, accendini, posacenere, monetine,
se mi interessa di arte, di cinema, di sport, se vado a pescare, a nuotare, a correre la sera, se ho due gatti, un cane, un coccodrillo. Se ho sofferto per amore, se sono stato operato, se mi curo solo con la medicina omeopatica. A queste certe persone interessa sapere solo che lavoro faccio. E di solito fanno dei lavori molto interessanti, quali store manager, project manager, bar manager, ma dicono anche lavoro nella moda, lavoro nell'editoria, lavoro nelle costruzioni. Poi poco importa se lavorare nella moda significa anche la commessa, se lavorare nell'editoria significa anche stampare i giornali di notte, o lavorare nelle costruzioni significa fare i muratori o le segretarie. L'importante è darsi un tono e dimostrare che si fa un lavoro bellissimo e lasciare anche intendere che è pure ben pagato.